cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Da voi, da. Oh, qua, 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 ecco. Prima in tavola. A terra uno. Qua uno a catroia. Un attimo. Mano, vai su stadio. Sì. Infatti più strana questa qui. Sì, a stadio, quando sta passando. Qua dentro. Oh, io, tre sul tetto. Uno fatto. Una qua, siamo sulla testa. Onda. Onda craccato. È sceso in acqua. Lo vedo, sta arrivando. Ah. Una terra che si sa. Fatto. Bella. Assassin. 19, 15, 15, 57. Signori, 57 morto che palla. Che palla! Sì, ci sono. Si era arrestato di nuovo quel figlio di puttana. Va bene, non ti preoccupare, va bene. Sono qua. Sono via, male qua. Era uno. Oh, l'altro non scappare! Oddio, non scappare! A casa! GG, bella salvo! E vai! Benvenuti, bentornati qui sul mio canale, qui è il vostro Mr. Frubis. Come vedete vi ho lasciato qualche clip per farvi vedere quest'arma. Allora, la build del 545 è copiata da Codemunity, ma io ve la riporto qui. Canna IG K30, calibrazione più 0.19 più 0.30, volata Arbinger di 20, calibrazione più 90 più 0.61, F-Tac Ripper 56, caricatore da 60 colpi, AMOVP più 4, calibrazione meno 1.55 meno 1.65. Poi vi faccio vedere la BASP. La BASP ve l'avevo già portata, ma ultimamente è stata buffata. Ieri è stata di nuovo ulteriormente buffata. Questo è un progetto, ma io l'ho modificato e ve lo faccio vedere. Io uso la canna 10.5 Bruen Typhoon, che comprende già il silenziatore con calibrazione più 0.19 più 0.21. Il sottocanna, impugnatura lock grip, colpi 9 mm extra pressione, calibrazione più 20 più 7.26, caricatore da 50 colpi, calcio Bruen flash, calibrazione più 2.32 più 0.93. Adesso andiamo qui nel poligono per fare una prova. Faccio vedere, come avrete anche visto dalle clip, l'arma è immobile a 60 colpi, vi permette di traccare a lunghissime distanze, come vi faccio sempre vedere qua. L'aim assist funziona sempre bene, vi ricordo di attivarlo nelle global mod, mettete solo AA attivo o se usate anche il cecchino AA più AF, che sarebbe l'autofocus. Io uso adesso 7.7 di sensibilità. La forza dell'aim assist è a 13, ragazzi, non ho aumentatelo troppo perché poi vi vibra lo schermo. E adesso vi faccio vedere. Allora, come vedete, vi falso il pad. Guardate, io di anti-recoil sul Castov ho più 7 meno 1 perché va leggermente a destra, e invece sulla BASP
abbiamo 7 e più 1. Ok, adesso vi faccio vedere. Il T-recoil preciso, fermo, immobile. Se noi ci mettessimo così, prendiamo tutti e tre i colpi, abbiamo ancora ben 37 colpi. Ragazzi, non ho messo le tre esche, se volete le mettiamo così. Io vi consiglio sempre di usare le tre esche, perché sennò avete un qualcosa di sfalsato, ok? Perché nel gioco difficilmente, o ogni tanto capita di trovare qualcuno one shot senza piastra, ma è la rarità. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e dobbiamo arrivare a queste 4000 ore di visualizzazioni. Ragazzi, se avete domande scrivetemi, io sto rispondendo a moltissimi commenti. Ahimè, qualcuno mi ha chiesto se a tempo perso potevo settare la zero. Raga, a tempo perso non si fa niente, il tempo è denaro e il tempo va pagato. Oltretutto adesso è venuto fuori che sul sito di Collecting Mind della Chronozen, se volete, quando vi comprate la Zen con 20 o 30 dollari in più vi installano i pack, cosa che loro hanno sempre detto di non chiedere soldi, che era tutto gratuito e bla 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 bla, mentre invece adesso sembra che installarti solo il pack a 30 euro sia una cosa che si possa fare, dato che lo fanno loro. Quindi se avete bisogno chiedetemi, io sono sempre qua. Allora facciamo un'altra prova. Io di anti-recoil uso Precision Quick Edit. Andiamo sempre così. Ricordatevi che il Precision Quick Edit funziona sempre solo sul bersaglio. Vedete, eh? Io non ho mosso gli analogici, se smiri, smiri, eh? Non avete correzione. Quando vedete, quando siamo particolarmente vicini al bersaglio, l'aim assist entra in funzione, ok? E tende ad andare un po' verso il bersaglio, ok? Non è, ricordatevi che non avete un aimbot, eh? Ok, adesso passiamo al Buzz B. Poi adesso tra poco andremo in live. Raga, guardate l'aim assist come funziona. Io vi ricordo che non ve l'ho detto. Allora, io ho il ping shot attivo sulle shot mod e oltre ad avere attivo l'aim assist sempre sulle global mod, sull'aim shot mod io ho attivo anche l'extra aim assist, ok? In maniera che attivo anche quando sono in mira. Adesso non vedete vibrare lo schermo perché io ce l'ho a 13, quindi non arrivo al punto che vibra lo schermo. Comunque, guardate l'aim assist come funziona. Guardate, ci spostiamo. Aspettate. Ok, adesso proviamo la Buzz P in questa configurazione. Ragazzi, siamo quasi giunti alla fine, ormai si contano i giorni per l'arrivo di questo nuovo gioco. Saremo preparati anche lì, di sicuro uscirà il pack nuovo, non ho ancora controllato, ma è già uscita roba nuova per la beta, parecchi script. Il consiglio che vi do a tutti è di iniziare con il pack, poi magari passare al pack BIM, che è più leggero come uno script, perché i comandi cambiano. Riuscirete di più a sfruttare la Chronozen, ragazzi, perché se voi partite subito con una cosa difficile, di quali non conoscete le nozioni, le basi, non sapete le voci, non sapete magari sugli script, molte volte, spesso c'è lo shape. Lo shape che cos'è? È la figura che andrà a disegnare il nostro aim assist velocissimamente mentre sparate, no? Che adesso c'è l'ovale, quindi lui farà sempre un cerchio così, c'è la Z dove vi farà questo
coso qua in continuazione, c'è il rombo dove vi farà questa figura qua in continuazione, c'è il triangolo. Questo adesso è per dirvi qualcosa, no? Era per dirvi non addentratevi subito dentro uno script, ok? Se volete addentrarvi potete scaricarvi quello di Android 85, che è in italiano e di sicuro vi rimane più facile settarlo, per il fatto che è in italiano, non che settare lo script di Android sia facile, ok? Oltretutto è uno script a 3 step, quindi un po' più difficile rispetto ai normali pack dove vai solo in culo orizzontale e verticale, ma comunque essendo in italiano vi dà un aiuto in più. Allora, proviamo la nostra BASP. Proviamo qua, tiriamo su. Ok, vedete che sale leggermente. Salendo leggermente, io adesso la mia BASP la vado ad alzare l'anti-recoil a 8. Ce l'avevo a 7. Ok, abbiamo detto 7 e 1. Adesso portiamo 8 e 1. Usciamo, salviamo. Per entrare nel menu vi ricordo touchpad più option, perché ha pad della PS5. Adesso andiamo a provare con più 8 di anti-recoil. Vediamo. Ok. Aim assist che se ne va. Ok. Vediamo un po'. Vedete che sale parecchio. Più 8 è poco, più 7. Ok, quindi andiamo a mettere a più 10, facciamo un salto di più 2 e andiamo a vedere che cosa capita, ok? Vediamo se più 10 parte. Ok, più 10, vedete che è molto 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 più ferma. Ok, proviamo di nuovo. Ricordatevi sempre che avete una mitraglietta, che non dobbiamo fare i cecchini con le mitragliette. Vedete che va a più 1. Io quest'arma l'avevo calibrata ieri e adesso probabilmente è successo qualcosa durante il... Io la stavo già usando prima che uscisse la patch di ieri. Quindi vediamo che va un po' a destra. Il più 1 lo togliamo, andiamo a 0 e vediamo un attimino che cosa succede. Vediamo se riusciamo ad avere un recoil perfetto. Ok, vediamo un po' adesso. Facciamo sempre così. Ok, come vedete, essendo questa una mitraglietta con già il silenziatore, la canna molto corta, è scontato che da lontano non siete precisi, ma vi assicuro che se voi fate lavorare l'aim assist, ok, fa lavorare l'aim assist, raga, vuol dire alzare il pollice dall'analogico, ok, perché voi l'aim assist ce l'avete sempre attivo. Perché se voi iniziate a fare questo lavoro qua, come io spesso faccio, andrete contro quello che è il lavoro che sta facendo il vostro aim assist. Ok. Perché normalmente lo fareste se non avesse la gente per fare lavorare l'aim assist, ma se voi lo fate adesso, che voi l'aim assist ce l'avete attivo, andrete contro quello che è. Allora, raga, io direi che il video può terminare qua. Vi saluto tutti, ci vediamo al prossimo video. Rimanete aggiornati, condividete, scrivete, fate tutto quel cazzo che vi pare, ma supportate questo maledetto canale. Supportare non vuol dire dare soldi o quelle cose. Supportare vuol dire lasciare semplicemente un cazzo di like e iscrivervi al canale, ok? Perché l'algoritmo di YouTube guarda i like e le visual, ok? Che voi donate il caffè è molto ben accetto, raga. Un caffè, un euro, porca puttana, un euro,
un euro, un caffè a Mr. Frubis. Io mi bevo un cazzo di caffè e sono contento. Comunque, scherzi a parte, regà, vi mando un bacione, vi voglio bene a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati.